quando un docente, no, vede dei prodotti di qualità di un proprio studente, insomma, ha la certezza di aver seminato qualcosa. E quindi voi capite che questo si trasforma in una gioia sicura, eccetera. Oggi vorrei lanciare là, in qualche modo, anche se è possibile alla fine confrontarsi o discutere, alcuni punti relativi alla didattica del Museo del Territorio, al tipo di formazione che noi diamo, ai problemi e alle linee di indirizzo, evidentemente anche in relazione al volume che è uscito. Innanzitutto questa materia, che per alcuni forse è sconosciuta, è entrata al Dipartimento di Storia dell'Arte della Sapienza nel 2001, fortemente voluta, e ringrazio qui c'è Marisa Dalai Emiliani, praticamente, dalla Marisa Dalai Emiliani, in quanto tra l'altro era stata presidente della Commissione per la Didattica del Museo del Territorio, commissione nazionale, voluta da un tecnico vero, Paolucci, e continuata poi da Veltroni, conclusa dalla Meandri, che presentò i suoi lavori chiaramente nel 1998. E uno dei punti che si intendeva raggiungere era proprio questo: inserire all'interno delle università più discipline relative chiaramente ai beni culturali, al museo, da museologia a didattica del Museo del Territorio a catalogazione, creando uno storico dell'arte che fosse uno storico dell'arte vero, formato fino in fondo, quindi non un generico competente in beni culturali, ma con preparazione specifica nel settore dei beni culturali, in maniera che si potesse orientare, potesse cominciare a lavorare, eccetera. Fu una scommessa allora che, devo dire, ci ha dato tante soddisfazioni, tanti risultati per certi versi, non sto qui a raccontarlo. Certo è che si è rivelata per certi versi una materia fondamentale sia per l'orientamento degli studenti, sono nate delle vere e proprie vocazioni, diciamo, in questo settore, sia anche per la motivazione degli studenti. Accorgersi che uno studia cose che hanno un valore formativo gigantesco e apprendere come comunicarle in qualche modo, imparare anche a progettare, a utilizzare chiaramente le proprie competenze, sicuramente per molti è stato uno stimolo, diciamo così, anche per gli studi che stavano conducendo. Ora, voi sapete tutti, non voglio entrare nel merito, ma dopo la riforma c'è stata una controriforma all'università e poi c'è stata una riforma della controriforma che ha in definitiva sempre di più chiuso l'università all'interno delle discipline presenti e riconosciute per tanti motivi. E devo dire che la didattica del Museo del Territorio, riconosciuta come importante e utile, è una delle poche rimaste, anche se ad anni alterni, nella magistrale chiaramente, ed è presente nella scuola di specializzazione post laurea. Vorrei veramente in qualche modo aprire un tavolo di discussione sulla scuola di specializzazione, perché è nata con la riforma, diciamo, sulla scia delle vecchie e importanti scuole di perfezionamento di storia dell'arte, ma con, diremo, proprio la finalità di preparare, quindi non dottorato, non ricerca pure, eccetera, i dirigenti per i beni culturali, e quindi con la possibilità, fin dagli inizi, di un tavolo di confronto col Ministero dei Beni Culturali e con l'intento di avere un corpo docente che fosse per metà accademico e per metà operatore nei musei, eccetera. Tutto questo ancora è in discussione, nel senso che purtroppo, come molte cose, poi all'università si tende ad andare avanti e con quello che c'è e non a lavorare fino in fondo per quello che potrebbe essere. E la scuola di specializzazione potrebbe veramente essere un momento importante. Comunque anche alla specializzazione c'è didattica del Museo del Territorio. Ma in questi 10 anni di insegnamento la didattica, diremmo così, rispetto alle mie lezioni iniziali, voi capite che è ingigantita. Se voi riflettete soltanto sui termini, figuratevi, nella commissione discutevamo
dei servizi educativi, no? Che superavano le sezioni didattiche, eccetera. Oggi parliamo di dipartimenti educativi. A livello internazionale non usiamo più neanche il termine education o educazione. Usiamo il termine learning. Se voi vedete, il dipartimento del Victoria and Albert si chiama del learning e della interpretation, e learning è il dipartimento della Tate Modern, eccetera. Se voi vedete, lo spostamento di termini fa sì che c'è anche lo spostamento di interesse. Il learning è apprendimento, non è l'education, e quindi l'interesse è sulla persona, è sul pubblico, è sulla sua reazione. Diremo così che in questi anni il museo ormai si è riconosciuto che è uno dei luoghi privilegiati di un apprendimento che dura tutto l'arco della vita, ma nello stesso tempo, chiaramente, proprio per questo vuole sempre più mettere l'accento su chi fruisce del museo stesso, sul pubblico, sulle diverse fasce di pubblico, eccetera. Di qui il learning e di qui anche l'interpretation, che va intesa anche alla maniera anglosassone, con la possibilità cioè che lo stesso fruitore diventa anche lui elemento attivo di un'interpretation. E allora l'esperto è colui che aiuta a trovare infinite chiavi possibili di interpretazione per aprire la strada attiva e partecipe a questo e a tutte le fasce di pubblico e a questo pubblico che è così importante, perché diventa il centro, il fruttore del museo stesso. Se voi pensate, anche altri elementi diventano incredibili da questo punto di vista. Il responsabile dell'educazione è diventato talmente importante che partecipa al team fin dagli inizi dell'allestimento. Così è accaduto per le British Galleries. E se voi pensate, l'Associazione dei Musei Olandesi ha fatto degli allestimenti, diciamo così, utilizzando le teorie di Kolbe, cioè adeguandole agli stili di apprendimento dei vari pubblici. Quindi, in qualche maniera, voi capite, si tende non solo a collaborare, ma per certi versi anche ad adeguare al museo alla sua nuova funzione, e quindi il responsabile dell'educazione diventa una personalità primaria. Voi capite che tutto questo ha accresciuto incredibilmente gli ambiti di discussione e di ricerca della materia. Praticamente si è arricchita di tutti gli indicatori di qualità relativi evidentemente alle buone pratiche. Il learning for all, in qualche modo in rete lo trovate, che i musei uniti agli archivi e alle biblioteche inglesi hanno pubblicato, diventa chiaramente una possibilità per tutti di avere degli indicatori di qualità basati sulle pratiche migliori per migliorare l'attività educativa e diremo proprio di utilizzo, di fruizione di queste istituzioni culturali. L'altro aspetto, pensate anche alle nuove tecnologie, ecco, proprio qui c'è lo studente con cui andiamo a discutere la prossima tesi, che è sul social web e sulle le potenzialità del web 2 per un rapporto tra pubblico e museo, e così via. Ma non mi soffermo su tutto questo, eccetera. Volevo solo riflettere su tre aspetti che sono, diremo così, di base, che fanno parte integrante della mia stessa formazione e che credo siano fondamentali, dai quali non si può prescindere nella didattica del Museo del Territorio e soprattutto nella didattica dell'arte contemporanea. Uno di questi è il rapporto tra didattica e ricerca. Non c'è didattica senza ricerca e viceversa. Mi mandano in bestia certe visite guidate fatte a tempo che vengono fatte passare per didattica e risultano una specie di, diremo proprio, catena di montaggio per certi versi dell'utilizzo del museo stesso. Ma la ricerca va intesa a 360 gradi.
Si intende qui perciò una ricerca storico-artistica seria, portata fino al fondo, in maniera di toccare, se vogliamo, il nucleo, diremmo così, più importante dell'opera d'arte, in maniera che diventi un'esperienza vera. E nello stesso tempo la ricerca sperimentale, quella delle scienze della formazione, delle scienze dell'educazione, delle scienze sociali, che significa l'osservazione diretta, l'intervista, eccetera. E se vedete il libro di Serena, no, Fucci ha entrambi questi aspetti di ricerca. Anche per questo, se non lo avete ancora letto, lo potrete in qualche modo proprio gustare, perché diremmo approfondisce sia gli uni aspetti che gli altri. L'altro aspetto è il rapporto tra università e museo. Argana è stato il mio professore, già è lui che mi mandò alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Fu per me talmente importante che non credo che ci sia uno studente che sia passato nel nostro insegnamento che non abbia fatto esperienza di qualità in un museo. E già nel 75 Argan parlava di museo-laboratorio e, pensando alla riforma dell'università, diceva che l'università doveva stare dentro il museo. Addirittura pensava ai dipartimenti dell'università all'interno dei musei. Il rapporto nelle nostre materie tra università e museo è indispensabile, deve essere di qualità. E il lavoro più bello, devo dire, fatto quest'anno, in questi anni, è stato quello sicuramente dei tirocini formativi basati sul rapporto di partenariato con molti dei musei della nostra città, che hanno sicuramente dato dei risultati, sono stati valutati, osservati. Io ho avuto modo di presentarne la valutazione a livello internazionale alla riunione dell'ICOM-SECA e del 2006, ha suscitato notevole interesse da questo punto di vista.